Da questa sera la stella del decimo scudetto milanista è più vicina. Lo stellone, invece, è già arrivato. Soltanto così si spiega l'incredibile recupero del Milan in svantaggio per 0-2 a 10 minuti dal termine. Un derby degno delle grandi tradizioni, almeno dal punto di vista emotivo. Un derby, si sa, è un colpo di dadi, spesso il fattore psicologico prevale su quello tecnico. E così è avvenuto a San Siro, dove l'Inter avrebbe meritato di vincere. L'Inter ha giocato meglio. Senza la foga che l'aveva condizionata all'andata, ha costruito per un'ora abbondante il maggior numero di palle gol. Poi ha forse pagato lo sforzo sostenuto nella prima parte. Sicuramente la scarsa predisposizione a vincere le partite importanti, come già accaduto in altre occasioni. Il Milan ha rimediato con l'orgoglio una situazione disperata. Era acciaccato non poco senza i difensori titolari. Se ce l'ha fatta, il merito, secondo noi, è soprattutto di uno che stava per diventare ex. Fabio Capello, per la prima volta in campo dall'inizio in questo campionato, ha dimostrato quanto valgano classe ed esperienza appena le cose si mettono male. Per senso tattico e determinazione è stato l'uomo chiave del Milan. E visto che siamo scesi in dettagli, a parlare cioè dei protagonisti, ecco Lele Oriali, l'interista di maggior spicco. Lo vediamo in queste sequenze trascinare i compagni e provare, egli stesso, la conclusione difficile. Dopo l'uscita di Bett, già claudicante dai primi minuti, la difesa del Milan se l'è passata proprio male. E qui è riemerso Ricky Albertosi, altro vecchietto indelebile del Milan capolista. A Firenze, Albertosi aveva spudoratamente mentito, dichiarando di aver deviato il rigore di Antonioni. Oggi, non soltanto ha respinto quello calciato da Altobelli, ma prima e dopo ha confermato di portare benissimo i suoi 40 anni. All'attenzione di San Siro si è presentato finalmente anche Pasinato, che vediamo mettere in difficoltà il portierone. È il momento più deciso dell'Inter. Altobelli, anch'egli da 7 più, ha un guizzo da campione e Baresi lo stende. L'azione sarà ripresentata in moviola e quindi passiamo a documentare la prodezza di Albertosi sul tiro dello stesso Altobelli. Sbagliato il rigore, l'Inter ha una reazione rabbiosa, si avventa nell'area milanista e proprio Pasinato mette Oriali in condizione di segnare. La difesa rossonera è in panne. Un tocco e via, l'Inter passa meritatamente. Il Baresi milanista non ci sta proprio a perdere, si lancia in uno splendido assolo. Bordon annulla con un intervento da Superman. E se il compagno è Superman, Pasinato diventa Fonzi quando offre ad Altobelli il boccone del 2-0. Milan spacciato, pare. Un minuto dopo, De Vecchi, l'avvocato del diavolo, fa meglio di Perry Mason vincendo una causa persa. Prima travolge Bordon su punizione, poi compie la seconda prodezza della giornata con un gol che dà al Milan, oltre che il pareggio, la fondata convinzione di essere nell'anno giusto. Così è pari, un 2-2 che andrà certamente di traverso all'Inter, ma che offre alla famiglia nerazzurra la convinzione di aver gettato le basi per costruire una squadra di rango. Forse quest'anno è tardi, ma dal prossimo derby, insomma, non è finita. Il derby dell'anno prossimo comincia proprio mentre i milanisti si abbracciano. Il romanista Ugolotti e lo juventino Cabrini fanno parte da questa sera di un popolare Milan Club. I loro gol, infatti, hanno rassicurato i milanisti assai più di quanto abbiano fatto i giocatori rossoneri, acciaccati al punto da temere un Vicenza che rinuncia a Paolo Rossi. In settimana Lidom ha cercato l'uomo per fermare Pablito e quando Albertosi si è presentato quale volontario per l'eroica impresa, qualcuno in tribuna è sbiancato. Ricky però voleva soltanto incoraggiare i compagni, i quali contavano sì due cosiddette punte, ma né Chiodi né Sartori hanno saputo fare meglio di zio Ricky. Eccoli cercare di testa lo spiraglio utile. È stata una partita senza sussulti né polemiche. Il Vicenza ha ospitato il Milan nel proprio residence senza però consegnargli la chiave che porta alla cassaforte.
Nel secondo tempo i milanisti hanno provato un po' di tutto. Maldera ha rischiato di fratturarsi un altro ditino avventandosi disperatamente. Novellino ha dribblato anche le margherite. De Vecchi ha continuato gli esperimenti riuscitigli domenica scorsa. Sartori e Chiodi hanno rischiato l'impopolarità. Lo stesso Baresi si è puntualmente precipitato dalle parti di Galli, ma senza andare al di là delle buone intenzioni. Quando una partita va avanti con questi temi, finisce poi per scapparci il gol dalla parte opposta. E Rosi infatti ci ha provato. Per Albertosi però sarebbe stato troppo. È finita in malinconia per i milanisti. Poi però Ugolotti e Cabrini hanno messo le cose a posto. Tutti a casa quindi con la convinzione che se, come dicono, arrivasse uno come Pablito da queste parti, l'anno prossimo a San Siro ci sarà davvero da divertirsi. Il Napoli ha inguaiato O Milan. I tifosi rossoneri, prima di esporre le bandiere a mezz'asta, sapevano che cabala e tradizione facevano forte il Napoli. Vinicio quasi sempre vincitore di Lidl, Napoli imbattuto a San Siro da 5 anni. D'accordo, replicavano, però vediamo un po' quest'anno. Milan imbattuto in casa, Napoli mai vincitore in trasferta. Fin qui conti e colore. Venendo ai fatti, bisogna dire subito che se nel Milan non rientrano gli infortunati, si prevedono guai grossi perché da domenica prossima Torino e Perugia avranno il fucile puntato. All'inizio il Milan promette qualcosa e soltanto Chiodi si arrabbia quando vede il suo colpo di testa rimbalzare sul braccio di Ferrario. E che dovrebbero dire i napoletani poco dopo quando vedono Beppe Savoldi stendersi ai piedi di Buriani. In fatto di lamentele, quindi, conti pari. Vediamo ora le occasioni, almeno i tentativi. Prima Buriani con un forte tiro che Castellini blocca. Poi ancora Chiodi di testa. Dall'altra parte si presenta solo Valente, conclude forse con un po' di fretta ed Albertosi è salvo. Il gol che decide lo promuove Pellegrini e lo segna Maio, tra i migliori in campo, con un tuffo molto bello. Un gol alla Vinicio, ricordano gli abitué napoletani, ed il mister è il primo ad abbracciare il benemerito. Colombo e Rivera si stringono uno vicino all'altro. È chiaro che con un gol di vantaggio il Napoli comincia a credere che valga la pena di darci dentro, tanto più che la difesa del Milan, come vedete, si sbilancia non poco e offre al contropiede azzurro invitanti spazi per le scorribande di Pellegrini. Eccone una insidiosissima. Beppe Savoldi però tiene più alla hit parade che alla classifica cannonieri e compie una grave stecca. Nel frattempo il Milan ha cambiato qualcosa, Sartori al posto di Chiodi ed il giovane Biondino si dà da fare, prima costringendo Castellini ad un intervento miracoloso, poi anticipandolo su angolo, poi ancora liberandosi bene di Ferrario trovando puntualmente Castellini, oggi bravissimo. Nel Milan soltanto Capello ha qualche idea in più. La mette a disposizione di Buriani, ma sul cross arriva prima Bruscolotti di Bigon. De Vecchi si ricorda di aver risolto qualche problema con tiri da fuori. E poi, dopo uno scambio Capello-Buriani, Novellino la palla del pareggio. La sua testata è bella e sfortunata. Quella di Buriani, verso la fine, soltanto sfortunata. Gli ultimi minuti trascorrono troppo presto per il Milan e Bruscolotti non fa certo complimenti. Insomma, finisce con un Vinicio più che mai leone a San Siro. Del suo Napoli il merito di aver rilanciato il campionato. E Lidon? Beh, soltanto un momento difficile, dice. Ieri ha visto capottare moglie e figlio, oggi il Milan. Auguri a tutti, caro Nils, a casa e a Milanello.